Saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da Sismel, dal titolo Dante fra storia, poesia e dottrina, saggi per il settimo centenario, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Antonio Corsaro, che abbiamo il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti. E ai quali, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parlino di questo interessante volume. Prego, a voi. Grazie caro Maurizio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori e coloro che seguono Italia Medievale, che è un'associazione a cui io sono molto affezionato, anche perché ho avuto un premio tanti anni fa da Italia Medievale e ci fa piacere oggi presentare questo libro, Antonello, Corsaro e io. Infatti ci siamo messi nella stessa stanza così possiamo interloquire in modo più agevole, più agile. E parlare di questo libro che parlerà appunto di Dante fra storia, poesia e dottrina, saggi per il settimo centenario, un libro che abbiamo fatto con l'editore Sismel, edizioni del Galluzzo, e già questo anche è un bellissimo risultato, è una grande casa editrice a cui desideriamo rendere grazie come primissima cosa perché è venuto fuori un bel libro anche dal punto di vista editoriale. Io non so, Antonello, se tu vuoi dare anche tu una piccola introduzione prima di, diciamo, dividerci il lavoro tra noi. Bene, magari proprio su questo argomento mi fa piacere ricordare che anche in sede di costruzione del libro la Sismel ha collaborato in modo appropriato con strumenti e con competenze senz'altro notevoli e questo è stato per noi un grande vantaggio. Aggiungo anche che l'idea del volume è venuta fuori a seguito di un convegno che l'Università di Urbino, promotori io e Tommaso, ha dedicato appunto a Dante in 2021, nell'occasione del settimo centenario, ed è stato anche da questo convegno, devo dire, dal punto di vista mediatico, anche un notevole successo. Da questa occasione, ecco, abbiamo estratto i saggi presenti nel volume con l'ovvia attenzione a rielaborare quello che nel convegno si presentava essenzialmente come materia, ecco, di discussione su alcuni temi danteschi e a individuare, direi, anche il titolo, ecco, anche il titolo che al suo interno termini e concetti diversi, i quali però, lo direi subito, ecco, possono essere riassunti, possono essere in qualche modo messi in contatto, fatti funzionari, ecco, all'interno di una idea complessiva che poi doveva venire a formare, ecco, l'insieme dei saggi. Sì, sono d'accordo e credo che la parola comune che raccoglie l'idea di fondo di questo libro sia un'attenzione molto forte verso la storia. Si chiama Dante fra storia, poesia e dottrina. Sono tre punti di vista, ovviamente diversi fra loro, che mostrano però un incontro, no? Una transdisciplinarietà tra le varie possibilità di incontro e di studio di Dante e che credo che si incontrino tutte quante, qui abbiamo proprio messo il grande focus sul valore, sull'importanza euristica e l'importanza da ogni punto di vista delle fonti. Dunque è un libro, io potrei dire, sicuramente raffinato, raffinato nel senso che porta a livelli di pensiero piuttosto alti, è un livello anche ricco, ricco veramente nella sua espressività. Non direi che è un libro semplice, se mi permettete, non è affatto un libro semplice, ma neanche dovrebbe esserlo, e ha come focus principale proprio questa attenzione forte verso la ricerca di una, diciamo così, storicità di Dante che passa poi attraverso le letture che sono di tipo
propriamente storico, storico-sociale, la biografia di Dante, la storia del contesto sociale e culturale di Firenze, la letteratura che anch'essa però, diciamo, viene colta attraverso una fortissima attenzione nei confronti delle fonti, la dottrina da ogni punto di vista, cioè sia Dante proprio nella sua dimensione, potremmo dire così, anche di profeta. E di sacerdote addirittura, sia la dottrina che sta intorno a Dante. Pensiamo per esempio a un bel saggio di Ilaria Tufano, che forse è uno tra quelli che concentra di più l'attenzione su tutti e tre i punti di vista, cioè storia, poesia, ovvero letteratura e dottrina. E tutto questo dunque va a convergere proprio nell'idea che a partire, che è assolutamente necessario appunto analizzare le fonti. L'ultimo saggio, che di Silvia Maddalo, continua sulla stessa falsariga introducendo una tipologia documentaria di fonti in più, che è quella iconografica. Quindi diciamo che le fonti sono effettivamente tutte rappresentate. Allora, ecco, proseguo, ecco, questo spunto di Tommaso, onde chiarire qualcosa anche a chi ci ascolta. Quando si parla di fonti, non si parla naturalmente di nuovi apporti documentari alla biografia individuale di Dante. È vero, molto è stato fatto in occasione di questo centenario per mettere a punto quello che è il corpus diplomatico dantesco. Pochissimi, se non inesistenti, i nuovi documenti. È noto. Che però comunque sono stati raccolti di recente tutti Sì. insieme nel codice diplomatico dantesco del 2016 della Salerno Editrice, a cui poi questo libro chiaramente deve molto. Tanto che sì, e questo è importante perché credo che si possa intendere come il superamento di una stagione del secondo Novecento in cui l'attenzione a Dante era per lo più, diciamo, sulla scorta di residui crociani, post-crociani o di critica stilistica, era più un'attenzione di tipo tecnico alla poesia dantesca. Cosa caratterizza, ecco, alcuni risultati di questo centenario, a mio parere, è proprio un forte intervento degli storici che su questa poca, scarsa documentazione sulla biografia dantesca hanno provato a estendere l'argomento e a cercare di motivare questa biografia all'interno di fenomeni storici sempre meglio esplorati. Da questo punto di vista, io penso che anche i contributi più specificamente letterari hanno in qualche modo provveduto a allinearsi. Ora, per esempio, cito alcuni titoli. Abbiamo un saggio di John Barnes, un collega e amico che è esperto dantista, che ha insegnato fino a pochi anni fa all'UCD di Dublino. Un saggio di John Barnes intitolato Dante e gli Scaligeri, in margine ad alcuni studi recenti, ripercorrendo, ovvero sia, ecco, ripercorrendo e puntualizzando alcuni aspetti di questi rapporti variati, non uniformi, ecco, fra Dante e questa famiglia tanto importante per le fasi del suo esilio. Abbiamo un saggio di Francesco Bausi intitolato La pietra dello scandalo, Dante profeta tra i simoniaci. Ancora di nuovo, ecco, il papato come elemento centrale, non soltanto per il rapporto arcinoto con Bonifacio VIII, ma è proprio l'istituzione, ecco, l'istituzione papale che viene analizzata in questo saggio a partire appunto da questo famoso canto dell'inferno. C'è un mio intervento intitolato Storia e dottrina nel dittico Inferno 27, Purgatorio 5. I due Montefeltro, padre e figlio,
dove ho cercato anche in questo caso non tanto di lavorare sugli aspetti poetici pregevoli, ma lo sappiamo già questo, ecco, del testo dantesco, quanto piuttosto su vere e proprie inserzioni dottrinali e teologiche che ci si presentano a partire dall'inferno. Anche l'inferno, ho cercato di dimostrare, è la cantica infernale, ecco, è un luogo dove Dante comincia a saggiare il valore, ecco, il valore della sua dottrina, dottrina di perdizione, come sappiamo, oppure di salvazione. Annovero anche, ecco, quest'altro saggio di Nicoletta Marcelli, il Rebus delle fonti dantesche, il caso di Adriano V. Ecco, mi sembra anche in questo caso un saggio esemplare a dimostrare quello che diceva prima Tommaso. Ancora, ecco, la ricerca in parallelo sui contesti entro i quali operava Dante può comportare, ecco, a volte, ecco, può comportare, ecco, delle piccole novità o dei piccoli aggiustamenti o eventuali rettifiche su un testo come quello della Commedia, sul quale, è bene dirlo, Tommaso, tutto è stato detto. È difficile, ecco, pensare di lavorare in modo originale su un testo che è commentato, e studiato da secoli. Esatto, tutto è stato detto, però il mestiere di noi storici è effettivamente quello di continuare a interpretare in modo diverso, diciamo, cose che apparentemente sarebbero ormai prive di possibilità di approfondimento. In realtà non è così. Per esempio, questo nostro libro vorrebbe essere anche una sorta di laboratorio, no? Di officina in cui poter avere degli spunti di confronto tra, come possiamo dire, il binario degli studiosi di letteratura e il binario degli studiosi di storia. Per esempio, proprio da questo punto di vista, un saggio piuttosto interessante, centrale all'interno di questo volume, è quello di Giuliano Milani, che si intitola La nobiltà degli Alighieri nelle ultime biografie, perché Milani, diciamo, fa un'analisi abbastanza dettagliata delle numerose ultime biografie che sono state composte negli ultimi anni su Dante Alighieri. Pensate, dal punto di vista degli storici della letteratura, pensate a Marco Sant'Agata, Giorgio Inglese, oppure dopo, proprio nel centenario, Alessandro Barbero, John Tooke, Paolo Pellegrini, lo stesso Giuliano Milani con Elisa Brilli, e ancora un libro di Chiara Mercuri. Ce ne sono stati veramente tanti. Il ragionamento di Giuliano è quello di cercare di redefinire il canone biografico, per esempio anche cercando di far entrare all'interno degli studi non soltanto la conoscenza delle fonti, e richiamiamo di nuovo questo codice diplomatico dantesco che è naturalmente molto importante, ma anche il concetto di fondo che cose apparentemente stranote in realtà abbisognano di nuove spiegazioni, perché la ricerca va avanti anche nella conoscenza, che vi posso dire, proprio dell'uso dei vocaboli. Per esempio, il saggio di Giuliano Milani è incentrato sulla, come si dice, la nobiltà, no? Il concetto della nobiltà degli Alighieri, tutta la questione di Cacciaguida e compagnia cantante. Il punto è proprio questo: è la parola nobiltà che nella storiografia contemporanea, negli ultimi 20, 30, 20-30 anni, nella comunalistica italiana ha cambiato completamente il modo di essere considerata e rappresentata. Quindi è vero che ho poca nostra nobiltà di sangue, sempre quello è il verso, ma è la parola nobiltà che viene nuovamente interpretata dalla nostra storiografia contemporanea. Quindi quello è un saggio effettivamente molto interessante da questo punto di vista. Così come un altro, e poi ti do un altro, diciamo che in qualche modo fa da pendant, perché siamo proprio al confine tra appunto gli studi di letteratura e gli studi di storia, chiamiamola così, tout court, è quello di Ilaria Tufano. Perché Ilaria Tufano si pone la domanda se
vi sono presenti tracce di, diciamo, citazioni di eresie nella Commedia, in particolare in Paradiso 29, perché come è noto nella Divina Commedia non ci sono molti accenni alle eresie, tranne quelle tardo-antiche. E invece fa un interessantissimo ragionamento sulla presenza ipotetica, diciamo, di una, presentazione anticatara nel momento in cui si parla della possibilità del libero arbitrio o del servo arbitrio e del rapporto con gli angeli, perché è proprio una questione caldissima in quel momento. E devo dire che questo saggio è decisamente molto interessante, mi ha fatto molto piacere, prima curarlo e poi leggerlo nella sua versione finale. Ecco, sì, aggiungo qualcosa, Tommaso. Allora, ecco, effettivamente parlavi di nobiltà e di quanto questo concetto conti per Dante, lo sappiamo tutti, e però di quanto questo concetto, ecco, sia oggetto proprio, ecco, di revisione storica, mi sentirei di dire proprio che in questo senso. A mio parere, forse lo storico può lavorare meglio parlando di Dante, parlando delle problematiche legate, ecco, al testo della Commedia, soprattutto, lo storico può parlare meglio rispetto al letterato, ecco, che tende naturalmente a letteralizzare, ecco, cose che sicuramente per Dante invece toccavano questioni sociali e socio-economiche specifiche. Esatto, Sì, che ecco. mutavano di significato nel corso del tempo. Quello che intendo dire è che il modo in cui si poteva interpretare la parola nobiltà, contrapposta a, che posso dire, a borghesia, no? Secondo canoni ottocenteschi, alla fine dell'Ottocento, non corrisponde affatto al modo in cui oggi noi ragioniamo, diciamo, della compresenza dei ceti sociali in area italiana centro-settentrionale fra 200 e 300. E quindi è il nuovo contesto storico che dà la spiegazione all'elemento letterario. E quindi è un forte connubio, molto interessante. Tenendo conto poi, cose che sanno tutti, insomma, che ben sappiamo, che proprio nella Firenze di Dante, alla fine del 200, queste categorie vengono quasi esplicitamente messe in discussione e soggette a grande riformulazione. È lì che Dante si inserisce per parlare di se stesso. Sappiamo, nei famosi canti centrali del Paradiso, non si sa con quanta verità, ecco, diciamo, e con Esatto. quanto artificio. È proprio questo il punto, e allargando ancora di più il quadro, si potrebbe anche introdurre l'articolo di Francesco Pirani, che invece tratta dei quadri generali, guelfismo e ghibellinismo nello stato della Chiesa negli anni dell'esilio di Dante, e ci siamo, cioè c'è un problema innanzitutto di comprensione di che cosa stiamo parlando, di che cosa intendiamo con guelfismo e ghibellinismo, e poi ovviamente la sua applicazione in relazione con l'esistenza specifica di Dante Alighieri. Quindi un'attenzione, possiamo dire così, che da una parte è ai testi, ovviamente, dall'altra un'attenzione altrettanto rilevante ai contesti, che è tipica della storiografia, il tutto che va a concentrarsi, che va a selezionare come punto di attacco un'analisi piuttosto dettagliata delle fonti. Questo è, io credo, il focus, la cifra distintiva di questo libro, che quello che lo rende forse, se possiamo ambire a dire tanto, è che lo rende abbastanza originale nel panorama degli studi contemporanei. Ecco, allora a questo punto vedo che dopo la carrellata dei titoli, questa parziale illustrazione dei contributi, manca il tuo, Tommaso. Ecco, quindi leggo io il tuo titolo, Tommaso di Carpegna Falconieri, Dante e il territorio marchigiano romagnolo, andata e ritorno. Cioè, cosa vuol dire andata e ritorno? Guarda, due parole. Uno, sappiamo bene che la Romagna è la seconda regione in ordine di importanza nella biografia di Dante. Dopo la Toscana viene subito dopo la Romagna, e quindi era opportuno parlare del rapporto tra Dante e la Romagna da questo punto di vista. Questa è l'andata.
Poi però c'è il ritorno, nel senso che io mi occupo molto della rappresentazione del Medioevo nel mondo contemporaneo, nel cosiddetto medievalismo. E dunque in realtà è altrettanto interessante osservare quanto la fortuna di Dante, fortuna più o meno legata a elementi reali, storici, sia attecchita e sia così forte in questa regione, soprattutto nella Romagna e zone limitrofe, chiaramente. Tant'è che vado a chiudere l'articolo, appunto, con la metafisica di Paolo e Francesca a Gradara, che è forse l'elemento di più immediata evocazione di Dante in tutto questo territorio adriatico, diciamo così, ma che allo stesso tempo, come sappiamo perfettamente, è completamente inventato nei primi anni del XX secolo, non è neanche una cosa di tanto tempo fa, molto più collegato a Gabriele D'Annunzio e a Eleonora Duse che non a Dante Alighieri. E allora chiudere anche sul discorso di quanto Dante sia attuale nel mondo presente, sia per la sua efficacia in realtà storica, sia anche per la metastoria che Dante è comunque, della quale Dante è comunque portatore, credo che sia un elemento piuttosto interessante. Aggiungo soltanto che questi sono anche argomenti che con tutta la prudenza e la discrezione noi qui all'Università di Urbino cerchiamo, ecco, di introdurre anche ai nostri studenti, che naturalmente si avvicinano al mondo medievale e alla poesia di Dante, magari a volte con qualche difficoltà, ma sempre da parte nostra, ecco, c'è l'intenzione di spostare o quantomeno, ecco, trasferire quello che è un immaginario medievale scolastico, ecco, su un terreno più solido, ecco, di studi e di ricerca. Assolutamente sì, è la nostra missione di professori universitari, quella di far convogliare la ricerca nella didattica. Per fortuna, insomma, ci proviamo. Prova. E direi che in chiusura, se credi, nominerei anche un ultimo articolo che non abbiamo segnalato, ma che vale assolutamente la pena di segnalare, che è quello di Antonio Montefusco per l'Esegesi di Paradiso 12-126. Che è un omaggio a Ovidio Capitani, e anche in questo caso c'è un forte collegamento tra letteratura e storiografia, perché sappiamo bene quanto è stato importante per la medievistica Ovidio Capitani. E mi piace ricordare anche che il libro è concluso da interessanti osservazioni di Marcello Cicuto e che gli indici, ben fatti, sono stati curati da Alessia Felcini. Beh, direi che non si poteva presentare in modo più efficace. E quindi a me rimane il compito di ricordare il titolo in modo tale che si corra subito in libreria, come strenna natalizia, non sarebbe male, no? Un'idea originale sicuramente. Il titolo è Dante fra storia, poesia e dottrina, saggi per il settimo centenario, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Antonello Corsaro, che sono stati i nostri graditi ospiti, appena pubblicato dalla Sismel Edizioni del Galluzzo. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Noi ringraziamo te. Grazie a voi. ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Quindi grazie ancora e a presto. Arrivederci, a Arrivederci, buon presto. pomeriggio.